Ragazze, buongiorno. Ragazzi, allora, ora non mi ferma più nessuno. Sono in versione palestra. Sto andando e mi sto andando a iscrivere e naturalmente rimango ad allenarmi. Una bella doccia già fatta. E così ricominciamo. Ricominciamo l'attività fisica che è importante. L'attività fisica è importantissima per il cuore, per tante cose, per la pancia. E quindi ora non mi ferma più nessuno. E quindi ragazze, ricominciamo a farci questa passeggiata nella strada statale. Che bella tosta! Sto attenta a dove metto i piedi. Memore di quello che ho combinato a inizio novembre. E quindi detto ciò, ho ciò detto, chiudo. E guardo dove metto i piedi. Ragazze, sono appena uscita, mi sono fatta un'ora e mezza e naturalmente, come prima volta, sono già abbastanza distrutta. Ma dobbiamo riprendere l'allenamento a tutti i costi. E quindi senza scoraggiarci, ma anzi, caricandoci al massimo, si riprende la forma di qualche mesetto fa, perché dopo il matrimonio di mia figlia poi ho preso 2 o 3 chili e quindi questi li dobbiamo smaltire al più presto. Anche perché ora viene Natale. E che faccio? Ne prendo altri 2 e invece ne perdiamo qualcuno in modo che poi a Natale possiamo mangiare. Ragazzi, allora come vi dicevo poco fa, sulla strada del ritorno, certo come primo giorno è stata tosta dopo 5 mesi di fermo. Comunque, ora sono tornata e sto facendo il bagno perché stamattina non l'ho fatto. Sto finendo di fare una lavatrice e poi assolutamente mi devo pulire i pavimenti qua, sia in bagno che in cucina, perché ieri non l'ho fatto. Mi sono fatto un'oretta e mezza di allenamento. Naturalmente, ragazze, come tutte le prime volte, quando si riprende un'attività, è piuttosto dura. Difatti mi sento distrutta, non vedo l'ora di appunto finire queste cose e mangiare. Oggi mi faccio pasta integrale con la ricotta e non vedo l'ora, appunto, vi dicevo, di andarmi a riposare un poco perché mi sento stanca. Ho chiesto di avere fatto un esercizio per il mal di schiena, perché spesso il mal di schiena, lo sapete, mi ha fatto fare una cosa. Speriamo ora che un po' mi diminuisca. E naturalmente in palestra ho trovato qualche faccia nuova e molte facce vecchie, appunto di quelle che io conosco. Mi hanno fatto festa naturalmente perché non ci vedevamo da tanto. E niente, ragazze, riprendiamo. Spero di riprendere bene il ritmo e assolutamente appunto perdere questi 2 o 3 chiletti che ho ripreso da quando ho staccato. E questa è fatta. Ragazze, domani faccio lo shampoo, non vedo l'ora di provare questo balsamo Sunsilk. Io ne ho uno che non mi è mai piaciuto,
di questo qua Sunsilk, vediamo se lo trovo per caso, ma sicuramente l'avrò buttato. E la cosa che mi ha fatto arrabbiare è che io una volta l'ho comprato, non mi è piaciuto, poi dopo qualche anno ci sono ricascata e l'ho ricomprato. Allora, è un prodotto che non mi piace perché è una specie di crema che si mette dopo che ti fai lo shampoo ed è senza risciacquo e asciughi i capelli, ma rimangono i capelli così unti, così sporchi, che non mi ricordo se quando l'ho usato ho rifatto lo shampoo, ma comunque non mi è piaciuto. E vi dicevo appunto che una volta ci sono ricascata, dopo che l'avevo comprato e messo da parte, dopo tanti anni poi, cioè tanti anni, raga, forse saranno passati un paio d'anni, e ci sono ricascata e me lo sono comprato di nuovo. Comunque, ragazze, allora io mi sono fatta la pasta con la ricotta. Adesso la devo scendere perché sta cuocendo. È un tipo di pasta, sono dei rigatoni, tortiglioni integrali e hanno un tempo di cottura, ve l'ho detto, lunghissimo, a livello proprio di più di 10 minuti. Comunque, ragazzi, guardate che cielo che c'è! Ma guardate queste nuvole che sono strane! Ma guardate, mamma mia, mai viste delle nuvole così? Guardate che strano! Sembrano strane queste nuvole. E guardate il mare, ragazze. Che meraviglia, che meraviglia! Pazzesco questo mare. Allora, qui c'è una lavatrice già stesa da stamattina, saranno tutte cose asciutte. Adesso me le entro, estendo quelle cose che avete appena visto e poi ragazze, un'ora, un'ora e mezza di riposo non me lo toglie nessuno perché sono tornata dalla palestra che ero stanca. Ho fatto il bagno, ho passato lo straccio, quindi sono praticamente distrutta. Se mi conoscete bene, lo sentite anche dalla mia voce, dal mio tono di voce, perché è piuttosto pacato. Di solito io ho un tono di voce più squillante. Comunque, ragazze, parliamo di nuovo di questo rossettino. Questo è il rossetto che ho messo ieri, che mi è piaciuto un sacco. Una buona durata. Allora, questo è un rossetto che ha una buonissima tenuta, però non è una tinta labbra, quindi non vi secca le labbra come tutte le tinte che sono completamente asciutte, però no, anche se non è una tinta labbra, ha una buonissima durata ed è veramente troppo bello. Il colore è questo qua, è una specie di fragola. Buonissimo, veramente. E io mi ricordo che quando ho comprato questa tinta, appunto di Wet n Wild, c'era un arancio bellissimo, però mancava appunto in esposizione, mancava questo colore. Quindi ora sono alla ricerca di un punto vendita che abbia Wet n Wild, perché assolutamente mi voglio prendere pure questo arancio. Ragazze, il prezzo 3 euro forse. Io tra l'altro l'ho preso con un po' di sconto, quindi mi è venuto pochissimo. E Wet n Wild è un marchio un po' come Essence, un po' come Catrice, diciamo molto low cost, però sono prodotti validi. Allora, come avete visto, ho rimesso la mia console di nuovo qua perché alla fine, ragazze, questa è la migliore posizione. Quindi il POTOS qua che prende luce, il secretaire qua con la TV sopra. Questo è una specie di ufficio scrivania di mio marito perché appunto apre la ribaltina, ci sono tutte le sue cose, si fa i suoi conti. Lì ho la ring light, qui appunto la mia console dove giro i video e dove mi trucco anche, e qua il divano che praticamente è di fronte proprio la TV, quindi diciamo è comodo appunto per guardare la televisione.
Ok, ragazzi, allora a questo punto io faccio così, vi saluto. Nel pomeriggio vediamo se ho la voglia di scendere e andare al Lidl perché devo prendermi l'acqua micellare, devo prendermi il latte detergente che mi è finito, mi devo prendere l'anticalcare che utilizzo per la doccia, mi devo prendere un mocio. Mi devo prendere la maschera, insomma, dovrei prendere un bel po' di cose. Vediamo. Se non è oggi pomeriggio, sarà sicuramente domani, ma tra mattina e pomeriggio, appunto. Ok, ragazzi, io vi saluto, vado a mangiare. Qui sopra ho questa palette. Ve la faccio rivedere, guardate che bei colori. Ragazze, però, naturalmente prima di Natale, cioè naturalmente. Naturalmente nella mia testa, prima di Natale assolutamente mi devo andare a prendere la palette di Kiko degli ombretti che sono quelli specchiati che mi fanno impazzire. Ieri sono passata da un punto vendita Kiko e devo dire che veramente c'è una bella collezione. Non ho guardato la nuova collezione, quella natalizia di Wycon. Sicuramente ci saranno cose belle anche là. Va bene, ragazzi. Allora, dopo tutte queste chiacchiere, io vi saluto. Noi ci vediamo come al solito su questi schermi. Baci per tutte.